Thank you.
Prova, prova. Voglio di fare architetto, studiare disegno e arte. Questo mi ha portato a provare simpatia per questo personaggio, per il lavoro che fa e soprattutto perché anche io da grande vorrei non lasciarmi abbattere dalle difficoltà e credere sempre nelle mie capacità, sperando di avere al mio fianco amici come fino ai Gelson. Home across the mountains. Grazie.
uscì un gatto, il contorno di un gatto di nome Zoppino. Era fatto con del gesso rosso e da Romoletta. Se sono presenti in piazza, prego di accomodarsi all'agorà. Fretta di chiusere il 20° capitolo, erano rimasti in tasca degli appunti, presi il giorno in cui Gelsomino gli raccontò la storia. Io li ho disegnati, spero vi piaccia. Ogni personaggio aveva tolto il suo posto nel mondo. La guerra finisce 1-1, era l'ultimo appunto, ma Gelsomino alla guerra preferì una parte. Thank you.
il paese. Gelsomino è un bambino molto vivace e allegro, sempre felice e ottimista. Pensa sempre in grande e la sua caratteristica speciale è quella di avere una voce talmente forte da rompere i muri. Pensate che quando è nato il suo urlo fece svegliare l'intero paesino. Oppure quella volta... Buonasera a tutti, cominciamo finalmente, ringrazio la giuria che con me ha una bellissima immagine. Il rapsodo è colui che propaga un'onda magnetica. L'immagine che viene fuori è quella della calamita, dell'onda magnetica. L'Aedo, cioè Omero, il grande poeta, inizio. Cosa? Prova il microfono, prova. Zappagosta Oscar. Grazie. Allora, l'arte della gioia. Ecco apparire un manoscritto come un prestigiatore che dal nulla lo consiglio a tutti, specialmente ai bambini dell'età di 10 o 11 anni, perché ci sono alcune scene che per i bambini più piccoli sarebbero più difficili da capire. Grazie. Occhi ai capolavori.
Buonasera a tutti. Questo libro si intitola Gettomina e il paese dei bugiardi. Gianni Rodari ha dedicato questo libro come me, che amano l'amicizia e l'altruismo. Il personaggio principale è Gettomino, che farà trionfare sincerità, altruismo, generosità, amicizia e libertà nel paese dei bugiardi. I personaggi sono Benvenuto Malseduto, Bananito, Diapannocchia e Gioppino. Gelsomino è bambino che quando viene al mondo nessuno poteva mai immaginare quale prodigio fosse la sua voce, talmente potente da risuonare tra le strade, limpida e chiara, appunto che ogni volta che cantava con gli ultrasuoni della sua voce distruggeva qualunque cosa. Il ragazzo, date le particolari caratteristiche della sua voce, decide di partire al pubblico, agli ascoltatori. Si crea così un processo che Socrate definisce divino. Ora vi auguro di essere rapsodi, cioè di farci vivere nel pieno entusiasmo, entusiasmos, che significa entrare nel... Dove stranissimo Giacconone, ex pirata, obbligava i suoi sudditi a chiamarlo sua maestà e a dire le bugie. Come dice Rodari, fu fatta la riforma del vocabolario che promulgava la legge che rendeva obbligatoria la bugia. Filosofica a Guglielmo da Baskerville e soprattutto un libro incentrato su una biblioteca, la sua passione, che da ateo convinto diceva: se Dio esistesse sarebbe una biblioteca, i libri ci permettono di vivere molti più anni di quelle poche decine che la biologia ci consente. Per questo, signori, vi dico che rispetto a chi non legge, io sono più vecchio di Matusalemme. Grazie. Ora, io nell'elenco avrei Lorenza Teodoro, che però non vedo,
Quindi passiamo al lector successivo, che è Pierfranco Maria di Zio. Qui cedo la parola anche alle lavori. Ok, di altezza ci siamo. Okay. Più o meno. Scrivi perché Bernardo Gui rappresenta l'intelligenza, forse anche malata, in Umberto Eco, di un uomo che nell'Inquisizione vuole perseguire il male, dove invece Guglielmo è l'ex inquisitore, quasi redento della sua posizione, che vuole perseguire esattamente il contrario, la verità, ovvero il bene. La narrazione è più lenta, più riflessiva, più descrittiva. Aumentano le parti dialogate fino a diventare quasi scene teatrali, no? Perché Gagliarda, tra l'altro, è stata una sceneggiatrice, quindi non poteva non dare il. Infatti, nell'ultimo capitolo ci dice di essere per aiutare e fare del bene agli altri. Mette a dura prova e a rischio la sua salute e la sua stessa vita. Nel testo, infatti, Rodari gli mette in bocca queste parole: gli anni che perderò io a lungo. Inquisitore che nel 1300 davvero andava in giro, faceva le sue sentenze e le sue condanne. È una persona che quindi davvero ha scritto moltissimo, che ci ha lasciato moltissimo, ed è una persona che ci consente e consente a Eco di avvalorare la sua pretesa di aver scritto un romanzo storico. Parlo di pretesa appunto perché più di una pretesa non è, ovvero sia che proprio in Bernardo Gui, proprio in quel personaggio storico che va a farci pensare di star davanti a un romanzo storico, ecco, proprio in lui possiamo vedere quanto poco sia storico Il nome della rosa. Nel senso che, ecco, nel libro Bernardo Gui arriva, nel romanzo Bernardo Gui arriva, nel giro di 2 giorni trova una strega, fa un processo a 3 persone e senza troppi complimenti le fa fuori tutte e 3. Adesso, dopodiché, fatto questo bel lavoro, Bernardo Gui si ritira abbastanza soddisfatto di aver trovato la strega. Tutto molto bello, peccato solo che Bernardo Gui, quello
rossa è un libro che ha la attendibilità storica dei fumetti di Asterix e Obelix. Grazie. Grazie a Di Zio. Quindi, tra l'altro, dal punto di vista semantico-lessicale, la felicità ha il suo contrario nella infelicità. La gioia non ce l'ha il contrario, perché è il più puro dei sentimenti umani. Quella di Holden è una storia che all'apparenza può sembrare ordinaria, ma che in realtà cela un insegnamento di vita non indifferente. Holden comincia a parlarci di se stesso, della sua famiglia e della Pansy, la scuola in cui andava. Omio che ospitava tutte le persone che dicevano la verità. Il gatto Scarabocchio corse subito a salvare il pittore e durante la fuga incontrarono Benvenuto Mai Seduto, un personaggio conosciuto per caso che dedicava la sua vita ad aiutare gli altri. Abbiamo un rientro, un ritorno, Edoardo Litterio. Anche Martina c'era l'anno scorso, giusto? Sì, sì. Martina di Tingeletà. Benvenuto. Di dove sei? Pianella. Scuola? Liceo Classico Pescara. C'è il liceo classico? Rettino. Girava per il mondo e parlava con la gente. Allo stremo delle forze si addormentò nel sonno eterno e tutti lo vollero ricordare per le sue belle azioni. Ospitò Gelsomino nella sua casetta per un infortunio al ginocchio. Aiutò una donna malata.
figlia di frequentare la scuola fascista e che incarna la mutevolezza e lo squilibrio che ne caratterizzava l'indole così sfumata, irregolare e anche per questo difficilmente collocabile in un genere. È un periodo dramma, chiamiamolo così, un romanzo picaresco. Anche tentandovi di strappare un sorriso, visto che coinvolge anche una freddura, ma quella estemporanea. E partendo dall'analisi di un elemento chiave, ovvero i dialoghi che sono presenti all'interno di questo romanzo. Quando pensiamo al dialogo, certamente pensiamo a una tecnica che sia in grado di trasmettere informazione favorendo l'interazione. L'indio dal chili, i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria. Un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. Questa poesia parla di quanto sia importante il pane e tutto quello che rappresenta nella nostra vita.
Le storie che si annodano attorno alla protagonista sono molteplici e variegate e seguono l'andamento di un arabesco molto più di quello di una linea retta. È una confusione cinematografica vera e propria, con playback, ritorni, flashback, straordinario in questo senso. Presentano una pietra di paragone per Holden. Dunque lui capisce, forse sono io a cambiare, sono io a mutare ogni istante per tutti gli eventi e gli accidenti che concorrono a formarmi. Certo, questa però non è la vera risoluzione, perché la vera risoluzione è costituita una piccola postilla. Io non so. Aveva escogitato un piano geniale per non farmi scoprire. Gli ingenui abitanti si sono fatti convincere che dire la verità era un male. Sì, certo, gli avrei fatto tagliare la lingua se solo ci avessero provato. Nel mio regno funzionava tutto al contrario. Al mattino si diceva buonanotte. Sottile forza cessa di solito laddove cessa l'arte e comincia la vita. Noi, invece, vogliamo essere i poeti della nostra vita, Goliarda Sapienza. Grazie. Perché io vedo in Goliarda anche in lei una sacerdotessa, una profetessa che con il suo lavoro ha saputo precorrere i tempi. Infatti, leggendo il suo romanzo, io trovo che è un romanzo complesso sicuramente, ma di una grandissima modernità.
pensare al Verga delle novelle, al Verga della storia di una capinera, quando si parlava della vita nelle campagne, della vita nel convento, dove le fanciulle venivano rinchiuse per imparare a ricamare, per imparare magari a leggere, a scrivere qualcosa e per prepararsi poi al matrimonio, no? Per essere succubi. Miscuglio tra un adulto ed un bambino, è un adolescente che è privo di qualsiasi ipocrisia ed è capace di... Possono pensare agli altri e il mondo secondo me non deve essere un palcoscenico e noi non dobbiamo essere gli attori di esso, quindi auguro a tutti, come dice del resto l'articolo 3 della Costituzione, cioè che ogni cittadino è uguale davanti alla legge, che è libero di esprimere una propria opinione politica. Poi sullo sfondo c'è questa Sicilia meravigliosa che molti di noi conoscono, i lati oscuri della Sicilia, perché Modesta non esiterà a macchiarsi anche di certi delitti pur di fare giustizia, va bene? È una Sicilia. Punto tale da trascurare la propria salute. La poesia si intitola Capelli bianchi. Quanti capelli bianchi ha il vecchio? Tecnica antica usata anche per le razze e i lavoratori e che mi...
assetata di conoscenza, assetata di sapere, non si limiterà soltanto a conoscere la lettura, la scrittura, addirittura Madre Leonora, che sarà la sua protettrice e l'accoglierà nel convento, la istruirà in astronomia e in tanti altri settori, in filosofia. Furono, anche i negozi furono costretti a capovolgere la loro merce per acquistarle ci volevano monete false. La verità era leaving the dead.